Well, good morning, everybody. I'm going to do exactly the opposite to Mark. I'm going to thank you for inviting me here to this marvelous city, which I suppose I first saw in 1959. Uh, it's always a pleasure to be in Rome, but when I'm talking to you, having said thank you for asking me, vado parlare in italiano e vi chiedo <coughs> scusa. Giacomo Quarenga. Bo, aspetta. Gli occhiali, molto importante questo. Giacomo Quarenghi non mise mai piede in Inghilterra, nemmeno in Scozia né in Irlanda. Per lui il Regno Unito della Gran Bretagna fu terra incognita. Ed è proprio per questo che aggiungo un punto di domanda al titolo mio. Quarenghi è la Gran Bretagna? Conosceva per un periodo breve alcuni giovani inglesi di buone famiglie cattoliche e per un decennio girava in un ambiente come abbiamo capito ieri speciale, ricercato, anche delle volte viziato, degli ammiratori del mondo classico antico ed anche dei commercianti che ne approfittavano pienamente. A Roma, Quarenghi faceva parte di un sottostrato della società britannica, in gran parte per via delle attività di due prete, l'abate Peter Grant e padre John Thorpe, uno scozzese, l'altro inglese, che almeno per gli inglesi parevano le persone più adatte ad aprire porte che altrimenti rimasero chiuse. C'era anche per i visitatori inglesi un elemento politico discutibile e deliziosamente pericoloso perché per i cattolici si trattasse sempre di un mondo delle spie, di sottofugio e le speranze ormai inutili della corte stuarda in esilio a Roma. Il governo protestante a Londra, ricordandosi sempre delle ribellioni giacobite in Scozia nel 1745 all'estate di 1946, teneva conto sulle attività dei soggetti suoi all'esterno, soprattutto coloro, che trovavano a Roma. Sappiamo che l'incontro con l'architettura del Palladio fu per Quarenghi come un fulmine della verità. Possiamo immaginare che a Roma parlasse con qualche inglese dell'entusiasmo suo e che un suo interlocutore inglese non sappiamo chi fosse gli propose di studiare le pagine di Vitruvius Britannicus una raccolta dell'architettura moderna britannica pubblicata in due volumi da 1715 l'autore di questa raccolta Colin Campbell un architetto della Scozia era di un gusto rigoroso, sosteneva due cose, che l'architettura barocca di Europa non era buona, la chiamava addirittura licenziosa e che per tornare alla strada giusta si dovrebbe tornare all'esempio di Palladio. Nella prefazione al primo volume, Campbell stabilisce una successione storica degli architetti della Gran Bretagna che sostenevano l'idea di un'architettura neopalladiana razionale e logica. Chi sono questi uomini esemplari? C'è Inigo Jones che lavorava per Carlo I e l'assistente suo John Webb. Gli architetti ufficiali delle opere del re, The King's Works, nel periodo di Carlo II e della regina Anna, Sir Christopher Wren e Sir John Vanbrugh, e poi c'è Campbell, lui stesso, un architetto. Non c'è da discutere. Che Quarenghe abbia sfilato le pagine delle prime due volume di Vitruvius Britannicus perché, nella raccolta delle sue carte a Bergamo, esiste un volume che porta la lettera N, dove l'architetto ha copiato gli edifici essenziali di questa successione. Incominciamo qua con Inigo Jones e la famosa casa creata per la regina Henrietta Maria. The Queen's House. Quando ha fatto questa coppia, Quarenghi non ha capito bene come funzionava la casa perché non l'aveva mai visto e ha supposto che ci dovrebbero essere state quattro colonne nel centro della sala di entrata. Invece non ci sono. Ma quando lui faceva le coppie, cambiava sempre un po' eh, le cose che vedeva. La casa esiste finora, un esempio bellissimo dell'architettura del Jones, dove non c'è niente di superfluo e gli elementi si esprimono con una lucidità esemplare. Questa è una casa di Webb, Gunnersby, nella contea di Middlesex, ora demolita ma preservata nelle pagine di Vitruvius Britannicus. Quasi tutte le piante che interessavano al Quarenghe hanno una simmetria notevole, sebbene delle volte semplificata e chiarificata nelle coppie che faceva. Ecco la facciata di Gunnersby, notevole per il colonnato corinzio che creava una loggia neopaladiano al primo piano della casa. È da notare che Quarenghi ignorava totalmente le architetture pubbliche ed, ed anche religiose che occorrono nelle pagine di Vitruvius Britannicus. Il Duomo di San Paolo a Londra, il Palazzo di Whitehall, il Guildhall e le chiese erette all'epoca della Regina Anna, nessuno di questi edifici appaiono nelle coppie sue. Sir Christopher Wren si rappresenta solamente qua con la pianta di una casa a Londra interessante per il colonnato agli angoli che è stato disegnato per il duca di Marlborough nel 1709. Oltre allo schizzo del quarenghi vi faccio vedere anche la facciata come si presenta nella stampa di Campbell. È la casa stessa, una dimora della famiglia reale. La regina madre ci abitava per tanti anni, con l'aggiunto di un altro piano effettuato all'inizio dell'Ottocento. Con la famiglia reale si riesce a fare dei miracoli, eh, si è chiuso. Come per Wren, anche per Vanbrugh, Quarenghi ignorò i palazzi barocchi, Blenheim, Castle Howard ed Eastbury, e ha preferito la bellissima casa di King's Weston nella contea di Gloucestershire. Se controlliamo le piante pubblicate da Campbell col disegno di Quarenghi, si può notare quanto ha voluto semplificare il profilo della casa, portando via delle torrette al lato sinistro e la parte che sporge nel centro del lato a destra. Anziché la facciata con pilastri doppiate, quarenghe sostituisce quattro colonne tonde. Kings Western è un'opera più classica del Vanbrugh, eppure ci rimangono elementi che danno un senso di movimento al corpo della casa, la proiezione a destra che abbiamo già notato, i camini che fanno una specie di torre quadrato quasi medievale al centro della struttura e dei vas vasi enormi sul parapetto. Con l'architettura di Colin Campbell entriamo nel mondo neopalladiano britannico. Wanstead House, nella Contea di Essex, fu il disegno suo più ambizioso. Al contrasto di un corpo unico che si incontra sempre nelle ville Palladiane, Campbell crea una specie di casa allungata, con una sfilata di stanze ai lati di un salone centrale. Ci sono due piccoli cortili all'interno. E un paio, un paio di scale a chiocciola. Per Quarenghi, una pianta di questa forma sarebbe stata una novità ed è forse per quello che facesse una nota delle due varianti proposte per Wanstead, uno sopra l'altro. Ecco le due facciate prese dalla stappe di Vitruvius Britannicus. Quella piegata che si vede di sopra fu costruita e veniva copiata da tanti proprietari inglesi durante il Settecento. Infatti, veniva come un modello molto importante per l'architettura signorile nel Settecento, da nostro. È chiaro che Quarenghe non possedeva. I volumi di Vitruvius Britannicus. Se li avesse avuto nello studio suo, sarebbe stato inutile copiare le piante. I volumi appartenero a qualcun altro che gli concesse la possibilità di fare delle copie. Quando aveva una sufficienza di tempo, faceva delle belle copie, come i disegni che si vedono in alto. Quello a sinistra, la casa designata per Tobias Jenkins, è copiata con precisione. Quello a destra, per il duca di Argyll, un tipo di pianta che piaceva al Quarenghe, è copiata con meno cura, soprattutto nello spessore dei muri. Di sotto, due piante di altre case sono state fatte in fretta. Il disegno di sinistra, una casa a Chester Street, porta mura dove il spessore delle mura è discutibile e mancano tutti i dettagli. Mentre il disegno a destra non è che un diagramma. Questo non di meno, conserva un esempio, un esempio di una pianta tipicamente inglese con una, una sala d'entrata fiancheggiata da due scale, uno principale, l'altra secondaria, con una divisione di tre stanze di dietro. La cucina e le stalle si trovano in due padiglioni laterali che fanno un piazzale per la casa. Per il Conti di Leicester, una collaborazione di due architetti con l'aiuto di Lord Burlington e il padrone stesso produceva il disegno definitivo del Palladianesimo nella Gran Bretagna, Hulcom House nella contea di Norfolk. Questo complesso, suntuoso nella sua solidità, fu celebrato in un volume singolare che uccise nel 1761 con una seconda edizione di 1773. Di solito quando Quarenghi prendeva noti delle architetture inglesi non copiava le facciate, ma nel caso di Hocham prendeva noti particolari dei lati della casa con le padiglione e di un piccolo tempio molto bello di William Kent. Questo disegno, una sezione ben fatta con tanti particolari, ricorda il progresso dell'entrata al nord fino al salone e poi il porticato del sud. Un'altra sezione laterale dimostra quanto questa casa eccitava l'interesse dell'architetto. Non gli bastava le piccole note che prendeva dalle stampe di campo a Hockham, ha voluto esaminare con pennello e colore l'effetto della sala di entrata, dove una scala costruiva in un abside porta il visitatore del livello di, del pian terreno alle stanze suntuose del piano nobile. È riconosciuto che la forma della sala sala d'entrata prendeva come modello il coro della Chiesa di, del Redentore a Venezia che fosse stata studiata e sviluppata da Kent sul suggerimento di Lord Burlington. Ecco il risultato stupendo di questa collaborazione dei padroni conoscenti aristocratici e gli architetti dell'epoca. Un'altra casa Importante ed interessante, copiata dal Quarenghe, è Hopton House, vicino ad Edimburgo, nella Scozia. In questo disegno, la pianta è organizzata in forma di un croce greco con una, sca con una, con una, con una scala ottagonale al centro dell'incrocio. Agli angoli, una serie di appartamenti segue un modello molto usato nella Francia, dove la camera di letto è servita di due camerine per creare un appartamento privato in tre stanze. A Hopton, questo sistema è adoperato tre volte ed è chiaro che intrigava Quarenghe perché nella versione sua ha riprodotto, riprodotto questi appartamenti privati quattro volte in tutti gli angoli, cambia gli ali laterali di una forma molto più semplice e crea per l'unica volta in volume N una facciata nuova e completamente sua, diversa dall'originale. Qui incontriamo il dialogo creativo fra l'architetto bergamesco e i volumi dei disegni britannici che studiava. Allora, guardate bene questa piccola facciata, in realtà questa è la casa. Ecco la facciata principale di Houghton tutt'altro della piccola dimora immaginata da Quarenge. Questa casa ha una importanza unica per la storia di architettura britannica perché era da qua e in compagnia di un fratello del Conte di Houghton che Robert Adam parte all'inizio del Gran Giro d'Italia che dovrebbe durare per tre anni. C'è da distinguere tra, fra i giovani uomini delle buone famiglie che venivano in gran quantità dalla Gran Bretagna, passare alcuni mesi in Italia, soprattutto a Firenze e Roma, e gli artisti professionali che volevano studiare la loro mestiere, pitture, sculture, disegno e l'architettura. Spesso i cosiddetti milordi non erano più di ragazzi adolescenti che guardavano le cose indifferentemente, senza capirne molto. Avevano denaro in tasca e compravano quadri in vendita e delle cose antiquate quando glielo offriva l'opportunità. Gli artisti sono ben diversi. Per primo erano molto più maturi quando venivano in Italia, rimanevano per anni, non mesi, e si applicavano allo studio metodicamente. Si vede qua una lista degli architetti della Gran Bretagna che si sono dedicati allo studio di architettura e le antichità intorno alla metà del Settecento. Nove sono, fra cui il Quarenghe non avrebbe potuto conoscere più di tre e per quanto ne so io non ci sono notizie che abbia mai incontrato James Wyatt. Questi uomini portassero la pratica di architettura moderna subito ad un neoclassicismo al di là della conoscenza di Quarenghi che ne sapeva nulla di loro nemmeno dell'architettura che disegnavano. Incominciamo con Chambers, l'architetto reale di Giorgio III. Chambers studiò con Blondel a Parigi prima della permanenza a Roma. Aveva dei interessi profondamente accademici, tanto che pubblicava dal 1759 un trattato sull'architettura a Treatise on the Decorative Part of Civil Architecture che offre ai lettori un'accumulazione comparativa di tutti gli elementi decorativi adoperati dagli architetti italiani dal Rinascimento in poi per gli studenti inglesi del Settecento, il Chambers è diventato la Bibbia questa facciata è un alo del complesso enorme degli edifici dello Stato, Somerset House a Londra. Qui si incontra un'architettura colta, si potrebbe dire ben educata, nella quale tutte le superfici sono considerate bene e variate secondo la loro posizione. È nella raffinatezza dei dettagli di Chambers che incontriamo il genio di questo architetto. Vicino alla baia di Dublino rimane un piccolo casetto designato per il conto di Charlemont, che si chiama addirittura The Casino at Marino. Ed è l'unica cosa che rimane da una tenuta, una volta molto grande. C'è da notare nella complessità di questo gioco architettonico, che ci sono tre piani con delle camere nascoste nell'attico, mentre le sedici colonne che circondano la pianta a croce greco descrivono un cerchio perfetto. A Roma, Robert Adam era più preso dell'idea di capire quale fosse il true taste of antiquity, il gusto vero dell'antichità. Questa mole imponente, Kedleston Hall, nella contea di Derbyshire, dovrebbe essere la prima occasione in cui ha potuto dimostrare tutto quello che aveva imparato dall'insegnamento di Clerisson del Perenese, e delle rovine stesse della Città Santa. Era dell'opinione che le finestre in una casa privata diminuissero l'autorità del disegno, ed è proprio per questo che al centro della facciata non ci sono che nicchie con statue e pannelli vuoti di sopra. Sempre nello stesso spirito insisteva che le colonne fossero monolitiche. Alla facciata di dietro, che dà sul giardino, Adam fece una fusione fra le usanze paladiane e il concetto suo di creare un'architettura che parlasse chiaramente dell'antico. Così prende come modello per il motivo centrale l'arco trionfale di Costantino e lo replica con un gusto esatto, salvo che ci sono piccole modifiche perché eh, si trova ad una casa privata. Nicola Salve qualche anno precedente fece una cosa simile alla fontana di Treve. Ma in questo caso la citazione dell'Antico risulta quasi sommersa in un programma tardo barocco. La sala d'entrata a Kedleston richiama chiaramente gli studi fatti dall'Adam al Palazzo di Diocleziano a Split, passo quasi sette settimane allo sito nell'estate di 1757 prima di partire da Venezia per tornare a Londra. C'è da notare che, salvo il vetro della porta, che è moderno, questa sala è illuminata da, un, da una luce zenitale, anche questo all'antica. Alla Villa di Adriano, ed altrove a Roma, Adam studiò i resti degli stucchi decorativi del tardo impero. Queste due stanze, Ad Ostoli e Kenwood, dimostrano il nuovo modo di decorare le stanze con degli stucchi fini che potessero aggiustarsi secondo la posizione loro. Cioè severe e formali in una sala di entrata come ad Austerley, che si vede a… eccolo lì, <coughs> oppure molto più leggere e colorate per la biblioteca a Kenwood. Ah, questo è strano. <coughs> Nel modo antico… Adam teneva di aver faccio un passo di dietro e poi ah, vediamo. Ah. Nel mondo antico Adam teneva di aver trovato delle piante nei romani, tanti esempi di una qualità essenziale che chiamo mov, movement, ossia il movimento. Insisteva che un'architettura moderna, basata all'esempio dell'antico, dovrebbe adoperare tutti i mezzi possibili per contribuire a questo effetto e cercava, soprattutto nelle scale che disegnava, di creare un tale esperienza. Queste due scale, quello che non si può vedere di Hume House e quell'altro, l'ovale stupendo nel castello di Colleen, sono esempi vivaci del suo modo di fare. Tornato ad Inghilterra alla fine di gennaio 1758, Adam pubblicò, primo, The Ruins of the Emperor Diocletian's Palace at Split. 1764 e poi da 1773 incomincio la pubblicazione delle opere sue in una serie di fascicole intitolati The Works of the, in Architecture of Robert and James Adam. Pare che Quarenghi abbia saputo qualcosa di questi volumi e certamente delle stampe pubblicate nelle opere perché esiste un disegno copiato da lui per un padiglione eretto nel 1771 per un fecciampetro tenuto a una casa del conte di Darby di Oaks, le Querce, eh, nella contea di Surrey. Ci sono anche dei schizzi in volumi N che richiamano i soffitti inventati da Adam, ma ci mancano inform informazioni particolari su questi argomenti. Ora c'è da considerare Wyatt and the London Pantheon. Esiste nella biografia di James Wyatt una tradizione che sarebbe andato a lavorare in Russia, se non gli fosse offerto da un gruppo dei clienti suoi un stipendio grande perché rimanesse in Inghilterra. Wyatt era sempre molto portato a farsi pubblicità, e può darsi che la tradizione non è che una storiella inventata per stimolare lo stimo del pubblico britannico. Disegnato da un architetto che non aveva più di 26 anni, questa grandissima sala di assemblea nel centro di Londra, e frequentato dalle persone di moda, stabilì subito il nome di Walt e che, nel giro di pochi anni, sarebbe diventato l'architetto più cercato della Gran Bretagna. Le ville di Wyatt offrono un contrasto allo stile superbo del Pantheon. In Campania si tratta di un'architettura più semplice, di un'architettura minima, dove si potrebbe parlare perfino di una mancanza elegante. Le forme di Hidden Hall sono ben proporzionate ed è da notare come le linee orizzontali, anche se sono poche, reggono la facciata in modo scrupoloso, tanto che la cornice sopra le ali continua come una, come una striscia piatta sotto le finestre della casa principale prima di ritornare sopra le colonne del portico al centro. Pare che questa casa cresca naturalmente dalla terra perché il piano terreno rusticato in un progetto polediano è stato eliminato e gli uffici, cucina, magazzine, le camere per la servitù si trovano in un piano semiterrato. La casa più bella del Wyatt è Castle Cool nella contea di Fermanagh, in Irlanda. È un esempio di un neoclassicismo maturo chiaramente legato con lo stile di Heaton Hall, ma più grande, più sviluppato e molto più imponente. Eppure il metodo di Wyatt di concentrare il suo disegno sulle linee orizzontali rimane lo stesso di quello che controllava la facciata di Heaton. Il salone ovale al centro di questa casa e un, di un'architettura pura, razionale, calma e logica. Allora, così dall'architettura di Jones a Campbell, da Holcomb a Kedleston, da Somerset House a Castle Cool, abbiamo visto in un piccolissimo quadro qualcosa dello sviluppo di architettura nella Gran Bretagna Prima che Quarenghi partisse per la Russia. Le cose fatte da Quarenghi, di cui Tommaso Manfredi ci ha già parlato ieri, per una clientela cattolica inglese sono poche e sono sempre legate alle attività di un prete gesuita, padre John Thorpe. Thorpe nacque a Halifax nella contea di Yorkshire e abitava a Roma dal 1756 quando aveva 30 anni. Prima aveva insegnato al collegio cattolico di St. Omer in Francia e per un lungo periodo si era dato da fare con l'arredamento della casa di un aluno suo, Lord Arundel of Wardour. Questa è la casa costruita da Arundel secondo un disegno di James Paine. Nell'allo all'ovest, dietro quest'albero, si pensava di fare una cappella per la famiglia. Lord Arundel chiese l'opinione di Thorpe. E gli propose l'intervento del Quarenghe, che ne fece un disegno sontuoso da inserire nello scheletro, diciamo, della pianta di James Paine. <coughs> Questi sono due disegni fatti da Quarenghe per la cappella di Wardor. Hanno un peso e un'autorità notevole, ma con tutto ciò non furono scelti per completare la cappella. Quello che era piaciuto di più a Lord Arundel è il disegno originale di Paine che si vede qua. Non c'è paragona fra l'italiano e l'architettura inglese. Il Quarenghi avrebbe creato un insieme carico di un significato religioso e ricco dei particolari del periodo suo, mentre Paine non ha proposto che una sala grande, discreto, e di buon gusto, dove si potrebbe recitare delle volte qualche preghiera per la famiglia. In fin dei conti rimane l'idea che i progetti di Quarenghi per Lord Arnold furono sempre troppo cattolico. Questo è il primo proposto per l'altare, mandandogli da Thorpe verso la metà del 1774, con dieci candelabri alte, un tabernacolo sormontato da un angelo che tiene l'ostia e una scena della pietà al centro, il tutto dimostrava un cattolicesimo fiero, sì, ma anche flagrante, che avrebbe potuto scandalizzare la gente in un regno Rigorosamente protestante. Per tutto il Settecento la legge proibiva che si costruisce chiese cattoliche in Inghilterra. Un'usanza informale permetteva che una cappella potrebbe trovarsi nascosta, come a Wardor, fra le stanze di una demora signorile, ma un edificio unico era fuori legge. Infatti la prima chiesa cattolica, edificata con un permesso speciale del re Giorgio III, si trova non tanto distante da Wardo, nella tenuta dei Weld di Lulworth, una famiglia che era sempre rimasta cattolica. Di fuori la chiesa, disegnata nel 1786 da un architetto abile, John Tasker, assomiglia più ad un padiglione di giardino che non la casa di Dio. Nell'interiore interiore è conservata un'altra opera fatta dal Quarenghe per un cliente inglese. Quel cliente non era che padre John Thorpe, lui stesso che, imbarazzato dal rifiuto dei disegni per la cappella a Wardour, aveva commissionato un altare da Quarenghi costruito nella bottega Vinelli a Roma, che poi, anni dopo, fu venduto da Thorpe a Thomas Weld. Un altro giovane inglese, un cattolico che si trovava nel cercolo, cerchio di Padros, padre Thorpe fu Sir Carnaby Haggerston. Stava a Roma da dicembre 1777 ad aprile 78. Un ragazzo di non più di 21 anni aveva appena successo alla tenuta del suo padre nella contea di Northumberland quando decise di, di chiedere un nuovo disegno per il castello di Hagerston dal Quarenghi. Questa facciata è del progetto gli proposto, dalla quale si deve capire che la commissione da Sir Carnaby non era mai stato che un progetto di vanità. Qui incontriamo un'architettura principesca, anziché, un, anziché la casa di un giovane padrone di una tenuta marinaia alquanto modesta. Non trovo che l'architettura è buona. C'è un distacco curioso fra il corpo centrale e i padiglioni ai lati che appaiono di essere di una misura più grande che non la parte centrale. Così, per me, i lati diminuiscono l'effetto della casa principale. Poi, per una casa concepita all'inizio di 1778, la pianta di Hagerston è veramente banale. Mentre in Gran Bretagna si studiava già da un pezzo di creare delle sequenze di stanze interessanti e diverse, a Hagerston Quarenghi non ha proposto che 23 stanze quadrate in grande parte degli stessi dimensioni e connesse da due corridoi lunghe e noiose. Al mio avviso non era per niente al corrente del modo di fare in Inghilterra quando proponeva questa pianta. Ah, di sotto. Le scuderie che si presentano nella pianta di sotto potrebbero accomodarsi non meno di 51 cavalle per un ragazzo di 21 anni, in una tenuta modesta? Andrebbe bene per le caserme di un esercito, ma per questa casa privata direi che è un po' esagerato. Per faccio un piccolo riferimento alla raccolta di disegni architettonici fatto da un giovane padovano, Alessandro Papafava, che si trovava a Roma fra 1803 e 1807. Studiava nell'Accademia di San Luca, questa istituzione, con diversi architetti, fra cui Mario Asprucci, Giuseppe Camporese e Vincenzo Balestra. Aveva il esemplare della loro architettura, ma ha anche acquistato sette disegni del Quarenghe. Questo disegno per una casa di campagna ne è uno. È chiaro che si incontra qua un'architettura molto più sviluppata di quanto non era il disegno di Hagerston. Il Moli centrale è concepito per creare una progressione di spazi interessanti, con una sala ovale al centro e ali che raccolgono il visitatore. È un'architettura matura, pesante e robusta, come quelle figure che Quarenghi spesso metteva nei suoi disegni, ma non sono sicuro che si debba molto alle usanze dell'architettura britannica. Per me esprime un altro gusto imponente e un po' più formale. Allora, una domanda. A cosa servivano? questi disegni messi in vendita dal Quarenghe nella sua maturità. Un altro disegno comprato da Papa Fava ci possa offrire una risposta. Sembra che per alcune persone un disegno Quarenghiano potrebbe servire come un punto di partenza, una sagma per un altro disegno. Questo progetto non è che una proposta per finire una lunga ala, forse di una sera, ma Alessandro Papafava cercava di capire il disegno come fosse un tempio da trovare in un parco inglese. Su un piccolo foglio alcuni schizzi suoi esplorano il concetto del disegno. Come fanno tanti studenti, ha sbagliato la lettura delle colonne, ma per me è interessante che Alessandro cercava di creare e anche di capire quale fosse la pianta giusta per un disegno di questo carattere. Con un'attività tale possiamo immaginare che Alessandro Papafava non fosse del tutto lontano dal modo di fare del Quarenghi stesso che nella sua gioventù, gioventù a Roma cercò di capire qualcosa dell'architettura britannica, copiando le piante di case scelte da Campbell ed illustrate nelle pagine di Vitruvius Britannicus. Grazie. Grazie al professor Rowan eh, per questo eh, magnifico intervento eh, che, che appunto porta l'attenzione su questa operazione selettiva di, di, di Giacomo Quarenghi sui, sui progetti. Eh, e sulla cultura architettonica inglese sembra più appunto, interessato allo studio degli impianti distributivi eh, sono estremamente interessanti questi, questi, queste osservazioni anche in relazione al eh, chiarimento anche no, del contenuto di questi, dei disegni dell'album N conservato, conservato a Bergamo particolarmente interessante eh, bene poi spero che ci sia anche l'occasione poi di, di, di eh, una riflessione eh, più generale magari appunto alla fine della, eh, della, del convegno oggi eh, siamo con con i tempi quindi eh, invito subito la, 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 la professoressa susanna pasquali a, a presentare la sua, eh, la sua relazione eh, Altra studiosa di, 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 di fama internazionale che a Roma è in accademia e assolutamente gioca in casa, quindi la conoscete, la conosciamo tutti. Eh, Susanna, ordinario di Storia architettura, Associato. di Architettura Associato. Pardon, scusatemi. 43, Associato di storia architettura al Dipartimento della... di Storia, Disegno e Restauro e Architettura dell'Università degli Studi di eh, Roma La Sapienza, una produzione scientifica di grandissimo. Eh, rilievo che naturalmente riguarda eh, in particolare l'architettura del Settecento in Italia, anche qui eh, in Italia e naturalmente eh, a livello eh, europeo e internazionale eh, anche qui per esigenze di sintesi eh, cito soltanto una delle ultime fatiche in particolar modo appunto che ha connessioni importanti anche con eh, i temi di oggi e del, del convegno e con l'Accademia, il catalogo Roma-Parigi-Accademia-Confronto Accademia di San Luca, gli artisti francesi tra XVII e XIX secolo secolo. Eh, oggi ci parlerà di alcuni inediti progetti di Giacomo Quarenghi sì. presenti nel 1795 nello studio di Giuseppe Cades. Eh, prego.